Ciao ragazze, oggi farò un tutorial su uno smoothie molto molto semplice, il classico smoothie, ma con una piccola variante di colore, una variante che ho messo nella sfumatura. Ho usato infatti un blush della Sibella Makeup per creare una sfumatura un po' più particolare, una sfumatura un po' più glicina, un po' più lilla, diciamo. Il blush che ho usato è questo, è un colore molto freddo con un sottotono blu. Veramente un ottimo blush, ma più che altro un ottimo ombretto, ottimo per le sfumature. Ora vedrete il tutorial. Spero che vi piaccia e buona Allora, la prima visione. cosa da fare è trovare dei becchi d'oca in giro per la casa e fare in modo che i capelli non disturbino le operazioni di trucco. Poi mettere una base carne sull'occhio. Io uso questa della Revlon. Userò anche questa base dell'Essence, che è l'ombretto più duraturo del mondo. E lo metto solo al centro, picchiettato, ma pochissimo, giusto per dare un punto luce che durerà anche dopo la stesura degli ombretti. Per questo trucco userò solo una palette della Pupa di una vecchissima collezione, ma è una palette reperibilissima ovunque. Alla fine ha dei toni di grigi, un nero e un bianco. Nulla di trascendentale alla Lolla. Prendo il colore più scuro. Quando faccio uno smokey io parto sempre dal colore più scuro e lo stempero un po' sulla mano con un pennello a penna. Inizio a creare la V esterna. Questa è una bozza della V esterna, perché poi verrà molto sfumata. Il segreto dello smoke infatti è un'ottima sfumatura. Con un pennello da eyeliner creo anche una piccolissima linea vicino alle ciglia che mi darà più profondità allo sguardo, ma non arrivo fino all'angolo interno, solo per metà della palpebra mobile. Con il grigio più scuro della stessa palette riempio questa V esterna e porto questo grigio, sempre molto stemperato, verso l'angolo interno, ma non arrivo mai fino all'angolo interno. In questo modo prendo ancora il grigio più chiaro e lo tampono delicatamente sul grigio scuro, portandolo sempre più avanti. A coprire tutto l'ombretto cremoso che abbiamo messo sotto. Infine prendo il bianco e arrivo finalmente all'angolo interno. Con un pennello da sfumatura sfumo prendendo pochissimo pochissimo nero sul pennello e stemperandolo. Questo quad è molto polveroso, quindi stemperare gli ombretti è quasi obbligatorio. Inizio a sfumare. Cerco di creare una sfumatura esterna molto prolungata, ma molto sfumata nello stesso tempo. Per rendere questo smoothie un po' più particolare, prendo un color glicine. Questo colore, che in realtà è un blush lilla glicine,
realtà è un blush e mi aiuta nella sfumatura creando anche una sfumatura molto più particolare per evitare il solito smoky grigio e nero e stop. Mi piace un po' personalizzare i trucchi e lo passo tra il nero che abbiamo sfumato e la palpebra che è rimasta ancora senza nessun tipo di colore. In questo modo si verrà a creare automaticamente una sfumatura molto particolare. Ovviamente, al posto di questo glicine potete usare qualsiasi altro colore che vi piace. Vi consiglio sempre di usarlo matte, però. O al massimo satinato. Per gli smoky, i colori matte, secondo me, sono i migliori colori da poter sfumare. E sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo. Ora finalmente con il bianco passiamo sotto l'arcata sopraccigliare. E direi che la palpebra mobile è quasi totalmente costruita. Adesso passiamo alla palpebra inferiore. Prima di tutto mettiamo una matita nella rima interna, inferiore e superiore. Operazione delicatissima. Poi con un pennello angolato passiamo il nero sotto la palpebra. Mascara. E il trucco I degli occhi è prodotti finito. usati per questo tutorial che avete appena visto sono molto facili da reperire. Ho usato una classica palette da Smoky che contiene dei toni di grigio, grigio chiaro e grigio scuro, un nero e un bianco. Questa in particolare è della Pupa di una vecchia, vecchissima collezione, Smokey Ace, ma si possono trovare palette del genere di tutte le marche. Quindi è anche un ottimo modo per capire come usarla, o almeno come io la uso. Ci sono diversi modi di usare questi colori, io la uso nel modo più classico. Inoltre ho usato una variante, come vi ho già detto, un color glicine, che è anche un blush, che sarebbe questo, per creare una sfumatura un po' più particolare. Perché per variare un po' dal classico smoky, che so bellissimo, ma io amo le cose un po' più particolari. Come base ho usato questa della Revlon, che alla fine non c'è scritto Revlon, ma c'è semplicemente scritto Vital Radiance, ma dietro c'è scritto che è della Revlon. Comunque è un'ottima base, mi trovo benissimo ed è anche molto molto economica. Ho usato anche un'altra base solo al centro della palpebra, che è questo ombretto crema della Essence, di cui vi ho già parlato, ed è il numero 04, Star and Stories. Per le guance invece ho usato questo blush della Sephir, che è una marca che si può trovare solo in farmacia e in parafarmacia. Ho usato due colori, il colore più scuro e il colore più chiaro, miscelati insieme e usati come blush o terra. Come mascara ho usato questo mascara della NYX, che mi è arrivata nella Glossy Box di ottobre, con cui mi sto trovando discretamente bene. Per le labbra invece ho usato un classico rossetto rosato, questo è della Bourjois Paris. Nulla di particolare, questo è il numero 06 Rose Balenier ed è un classico rossetto rosato, semi-trasparente direi, effetto glossy. Questo in particolare però è molto molto idratante perché contiene burro di karité, ma è un classicissimo rossetto. Penso che se si fa uno smokey sugli occhi, bisogna andare un po' caute sulle labbra, quindi non fare nulla di troppo stravagante. Però capita anche di vedere bellissimi trucchi con un smoky nero e un rossetto rosso. Tutto sta alla personalità dell'individuo che li indossa. Io solitamente vado con un rossetto nude e colori scuri sugli occhi, ma può anche capitare che io abbia uno smoky scurissimo, un rossetto rosso. Dipende un po' dall'occasione, da come mi sento. Il trucco non è fatto per regole ferree, il trucco ha sì delle regole tecniche, ma si può variare in ogni modo. La matita che ho usato, ho dimenticato di dire che la matita che ho usato all'interno dell'occhio è questa della Madina Nera, con cui mi ci trovo benissimo. Sta quasi finendo poi tra l'altro, ma si può usare qualsiasi matita nera. E cos'altro dirvi? Ho tagliato i capelli, ve ne siete accorte?
Vabbè, non è che ho fatto chissà che grande cambiamento, alla fine ho fatto solo un po' di ciuffo qui davanti e li ho completamente rasati dietro e sotto, non so se riuscite a vedere, comunque sono rasati qui sotto, perché avendo io capelli molto molto voluminosi, rasare i capelli, diciamo, sulla nuca è quasi d'obbligo, oppure è d'obbligo sfoltirli, diciamo, in questa zona. Ma preferisco rasati, mi trovo molto più a mio agio. E niente, praticamente, questo è il mio tutorial smoky tutorial. Spero che vi sia piaciuto e alla prossima ragazze, ciao!